Ragazzi, bonjour, bonjour. Oggi inizio questo vlog. In realtà volevo iniziarlo dal taxi, ma era buio, perché sono tipo, in questo momento sono le 7:23, esattamente, proprio precisa, e sono all'aeroporto di Trieste perché sto per prendere un volo per Milano. E l'unico modo alla fine per andare da Trieste a Milano in giornata è andare con l'aereo, perché l'ultima volta mi sono fatta tipo 5 ore più con i ritardi all'andata, 5 ore al ritorno. Vi ricordate, avevo fatto il vlog, e non è veramente fattibile andare in giornata se devo avere lì tutta una giornata piena di lavoro. Sto andando a Milano sempre per quel grossissimo progetto di benefit. Presto potrò dirvi di che cosa si tratta, non vedo l'ora, ma manca veramente veramente pochissimo, cioè questione di poche settimane, quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora, sono super emozionata. Comunque devo fare uno shooting fotografico e delle interviste, quindi ho appunto 5-6 ore lì, e è l'unico modo proprio andare in aereo, e dovrei atterrare già alle 9:20, quindi insomma, però per me è difficilissimo. Infatti c'era un mio amico che adesso mi scriveva, ma cioè ti vedo online alle 6:30, ma cioè devi ancora andare a dormire, vero? Quindi fantastico. Come tutti mi conoscono, perché io di solito monto i video fino a tardi e poi dormo fino a tardi, invece oggi levataccia proprio, ho dormito tipo 6 ore, 5 ore e mezza, una cosa del genere. Sto andando completamente struccata perché poi mi truccano lì, e quindi dovrei essere decente dopo, tra qualche ora, ragazzi. Per il momento sono appunto qui all'aeroporto di Ronchi, dove tipo non vengo mai, perché parto sempre da Venezia, però insomma da Trieste c'era questo volo per Milano, quindi boh. E ho preso, notando, tutti stanno prendendo caffè e brioche, ok? Caffè e cornetto. Io, guardate qua, cioè sto vergognando tantissimo. Panino di prosciutto crudo con la spremuta. Mi hanno mandato sto panino gigantesco. Vabbè, poi ho preso anche una bottiglietta d'acqua. Però notare, ragazzi, alle 7:20 di mattina, ma avevo voglia di salato, non volevo prendermi un cornetto con crema, non lo so, panino. Andiamo controcorrente. E comunque voi mi accompagnerete in questa giornata, mi farete un po' di compagnia, perché come vedete sto viaggiando da sola. E quindi sono sempre contenta, veramente, specialmente, boh, anche quando sono in compagnia ovviamente, però specialmente quando sono da sola mi fate tanta tanta compagnia e mi piace vloggare. Quindi questo è quanto. Outfit non è molto interessante in realtà, maglione nero, pantaloni, non ho ancora capito come si chiamano, ragazzi, cioè ricordatemelo perché faccio confusione. E poi questa è la borsa di oggi. Tra l'altro ho fatto grossi grossi danni di nuovo da Chanel a Parigi quando sono stata, presto vedrete il vlog, anzi il video haul, cosa sto dicendo, questi orari non fanno per me, Nicole non ragiona ancora alle 7:25 evidentemente. Quindi adesso mangerò la mia colazione alternativa e poi si decolla. Ragazzi, siamo arrivati a Milano, il volo non è stato niente male, un po' di turbolenza, un po' di paura come al solito, ma poca poca, poi in realtà mi sono quasi addormentata, quindi per dire la verità il volo Trieste-Milano è ridicolo, ragazzi, cioè non appena si decolla praticamente si preparano già alla discesa, non c'è stato neanche il servizio di catering, come si dice, quando ti portano da bere, da mangiare, niente, perché praticamente non è durato nulla, doveva durare 55 minuti, è durato tipo 35 minuti, quindi sono arrivata anche con largo anticipo. E a Milano una bellissima giornata, in realtà guardate che sole meraviglioso c'è. Adesso sto andando verso la location dove incontro tutto il team di Benefit e vi farò vedere qualcosa del dietro le quinte. Non so quanto potrò farvi vedere, ma quello che posso, io chiedo, e più informazioni posso darvi meglio è per me, perché anch'io non vedo l'ora di farvi sapere tutto su questo progetto. Però appunto saprete tutto prestissimo, ormai manca davvero poco, calcolate che è dal 2017
inizio 2017 che lavoro su questo progetto, quindi anche per me, adesso che sono arrivata agli sgoccioli, davvero non vedo l'ora di farvi sapere tutto. Comunque, siamo quasi arrivati. Siamo arrivati, ragazzi, non posso farvi vedere tantissime cosine perché altrimenti c'è lo spoiler, però guardate che meraviglia, mi ha preparato Benefits. Siamo al trucco, ragazzi, sono super emozionata. E stare attenta a non svelarvi troppo oggi con il mio super makeup artist. Che bello per una volta farmi truccare. Mi trucco sempre da sola, è veramente bellissimo. Allora, siamo al contouring, ragazzi. Abbiamo così finito anche gli occhi. Sì, certo. Ah, ok, benissimo. Sono super felice. Ho fatto le interviste. Non posso dirvi ancora nient'altro, però ho fatto le interviste. Mamma mia, ero super emozionata. Ma oggi è veramente una giornata, una delle giornate più emozionanti. Cioè, non potete capire, presto capirete, ma adesso non so come spiegare veramente. Comunque, adesso in realtà facciamo una piccola pausa per pranzo e mi hanno chiesto che cosa volevo e secondo voi cosa ho risposto? Sushi day! Ed ecco, è arrivato il pranzetto, ragazzi. Allora ho i, se non sbaglio si chiamano osomaki con il Philadelphia del salmone. E poi i nigiri sempre al salmone. E guardate come mi viziano, perché ho la Coca Zero con cannuccia, ragazzi. Ta-da! Sì! Che fame! Buon appetito! Questi sono diversi. Perfetto, Ale, allora ti giro un'altra cosa da fare, che magari per domani la facciamo. Te lo giro subito. Abbiamo una coppia e un'altra coppia, mancherebbe solo il. Il fuggi fuggi generale. Voilà. Ok, ragazzi, abbiamo finito lo shooting, finito le interviste, è andato tutto alla grande. Non vedo l'ora di potervi parlare di tutto il progetto, perché vedrete, sarà una figata e voi sarete super entusiasti, spero, almeno, incrociando le dita. Comunque, adesso siamo andate un attimino nella boutique di Benefit da Sephora, vicino al Duomo, non mi ricordo come si chiama la via, e poi siamo andate a bere qualcosa vicino al Duomo. Ho fatto qualche foto, ma era veramente improponibile, tantissima gente. E adesso invece sto tornando, già sono in taxi, sto tornando già verso l'aeroporto di Linate. Questa volta per fortuna non sono in ritardo come l'ultima volta, che per poco non perdevo il treno, vi ricordate? Tipo che ho fatto una corsa allucinante e per un minuto non l'ho perso, quindi insomma ce la posso fare. Ho già la carta d'imbarco, quindi dovrei essere a posto. Tra l'altro, se ho tempo mangerò qualcosa qua in aeroporto, altrimenti mangerò qualcosa in aeroporto a Trieste quando arrivo, sperando che ci sia qualcosa dove mangiare in aeroporto a Trieste, perché tipo è l'aeroporto più desolato, l'aeroporto più vuoto che io abbia mai visto nella mia vita. Ho visto tanti aeroporti, ma mai nessuno così. E comunque sono stanca, perché alla fine sono in piedi dalle 6, ma molto contenta. E poi abbiamo lavorato veramente, la fotografa era top, il makeup artist top, quindi sono davvero soddisfatta. E lavorare con persone così in gamba, insomma, fa sempre tanto piacere, al di là ovviamente del team Benefit, che è, cioè, io li adoro e vabbè, lo sapete, lavoro con loro da un sacco di tempo ormai, quindi super top, e sono molto felice. Ma adesso non vedo l'ora di tornare a casa dai gatti, quindi sicuramente avranno fatto danni. E niente, troppo vi aggiorno. Stiamo imbarcando, finalmente torno a casa. Mia family, sono tornata a casa, mi sono struccata.
Praticamente in volo ho dormito tutto il tempo, rendiamoci conto, ero talmente stanca che anche con la paura, perché c'erano un po' di c'era un po' di turbolenza, niente di che in realtà, comunque sono riuscita ad addormentarmi tutto il tempo. Tra l'altro è passato anche il carrello tipo con le bibite e gli snack e io tipo l'ho così e poi mi sono riaddormentata, no? Cioè non sono nemmeno riuscita a prendere niente, poi avevo sete ma non ce l'ho fatta, ero proprio stanchissima, tipo boom. A volte tra l'altro mi addormento con la bocca aperta, che mi vergogno tantissimo. Comunque, ma perché parlo sempre a vanvera io? Comunque, sono tornata a casa, mi sono struccata e adesso mi butto a letto e vado a nanna. Mi cambio perché devo ancora mettermi il pigiama e vado a nanna perché sono davvero, davvero stanca morta, ma sono troppo felice. Ma quante volte avrò ripetuto che sono troppo felice? Lo so, sono ripetitiva, ma non vedo l'ora di potervi svelare di che cosa si tratta, perché il progetto è huge, davvero, è qualcosa di mega gigantesco con benefit e sono davvero emozionata, non mamma mia, oddio. Ok, comunque questo è quanto per oggi. Ah, un'altra cosa, volevo scusarmi con voi perché per voi ieri, cioè per me invece oggi, non sono riuscita a caricare un video perché ho passato tutta la giornata a Milano, quindi non sono riuscita a filmare, a montare soprattutto un video in tempo e a caricarlo, quindi perdonatemi, cerco sempre di caricarli da lunedì al venerdì ma non sempre riesco, specialmente quando vedete che sono in viaggio, così se mi seguite su Instagram, nelle stories, nelle foto su Instagram, il link è qua sotto comunque se ancora non mi seguite, se vedete che sono in giro magari, ecco, per quello che non riesco sempre a caricare un video come vorrei, proprio sempre dal lunedì al venerdì. Comunque, quindi scusatemi per ieri, che per voi ieri siete rimasti senza video, perdonatemi, però da adesso ricomincio con la normale routine dal lunedì al venerdì. Mi avete chiesto in tanti se farò vlogmas e allora io ho iniziato con questa specie di vlogmas, cioè l'anno scorso, a fare i video dal lunedì al venerdì ogni giorno e poi da dicembre scorso io non ho più smesso, quindi questo dicembre continuerò così e continuerò dal lunedì al venerdì. Nel weekend non ce la faccio perché i miei video richiedono tanto tempo in montaggio, in filming, ma soprattutto di montaggio e post produzione al computer, e non ce la posso fare con tutte le collaborazioni e gli sponsor a farli anche nel weekend. Chi ci riesce veramente, cioè tanto di cappello, perché non so come facciano, io non ce la posso fare, quindi continuerò dal lunedì al venerdì e niente, questo è quanto. Adesso mi lancio nel lettone e buonanotte. Bonne nuit in francese, visto che comincio con bonjour. Bonne nuit. Un bacio mia family, vi voglio tanto bene. Ciao.